E mi ricordo che rimasi talmente scioccato e dissi: no, devo assolutamente sapere come va a finire. Non ho mai saputo come andasse a finire. Perché poi, vabbè, sono successe cose nella mia vita e ho lasciato perdere i videogiochi per un po'. Quanti soldi ho? Ah, zero, non mi ha dato soldi, quindi posso vendere qualcosa. Vabbè, teniamoci tutto. Qui dice la signora. Però la signora almeno è preoccupata per il quartiere popolare. Quando sarò grande anche io diventerò un cavaliere. Bravo ragazzo, così potrai menare i poveracci. Adekor, no! È arrivato il momento in cui lo sapremo. Spero proprio di sì. Se OBS non mi esplode di nuovo, sì. Speriamo di sì. LeBlanc. È un mezzo pirlone come i suoi sottoposti. Questa cosa che hanno gli elmi che non difendono dalle pietre è veramente troppo JRPG. Cioè, non gli mettete gli elmi. Con calma. E oltretutto sono contento di poterlo finire con la Definitive Edition, perché la versione per 360, siccome Microsoft era sfigata con i giochi di ruolo giapponesi e tutti favorivano Sony, la versione PlayStation aveva del cut content, cioè del contenuto aggiunto, che poi risultava cut content per la 360. Quindi poterlo giocare la Definitive Edition con il contenuto aggiuntivo è una gran bella figata. Mi hanno invitato a palazzo e ho trascorso una splendida serata, più o meno. Hanks, ma perché non me lo fai vedere, Hanks? Eccolo. Estelise. E fra l'altro su 360 si poteva giocare solo... Non ce l'ho più, fra l'altro, quello per te. No, non ce l'ho più. Si poteva giocare solo in inglese. Non c'era il giapponese. Non c'era il giapponese e questa cosa era un po' triste per me. Ah, fantastico, c'è il Rapid da poter comprare. E niente, quindi questa è la storia di come sono entrato in contatto con Tales of Vesperia. E infatti mi ricordavo che Yuri avesse una voce in inglese, che ora l'ho messo in giapponese ovviamente. Yuri avesse sta voce super... pareva... un lottatore di MMA di 2 metri e mezzo. やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。うん。その袋はお前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の逃げた。 Quindi dobbiamo trovare questo mordio che ha fregato i poveracci di questa città. Mamma mia, Vince, ben arrivati ragazzi. Ben arrivati a Raidone. Come stai, Vince? Ciao carissimo, come va? Abbiamo perso tipo 20 minuti per sistemare OBS, però ora ci siamo. Com'è andata la live? Avete catturato qualche Pokémonino interessante? Regulus Noleo, grazie per il follow, caro. ちょっくらい。ちょうどいい機会じゃ。しばらく。はあ?なんだよ。お前さんがいなくてもわしらちゃんと前に触れも言っておったぞ。余計なお世話。Ok. Ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati col raid di Vince, perché non mi conoscessi, io sono Maraishux, sono un vecchio più o meno che ama il fantasy e i giochi di ruolo su carta e su PC e disegna più o meno bene, più o meno male.
Oggi giochiamo a Tales of Vesperia perché è un gioco che ho iniziato praticamente 14 anni fa e non ho mai finito. E dato che sono passati 14 anni e quindi può prendere il motorino, abbiamo deciso che Tales of Vesperia farà questo nuovo viaggio su Twitch. Perché quando ho iniziato, se non sbaglio, neanche esisteva Twitch in Italia. Forse sì. Però oggi va su Twitch con me, perché voglio finirlo e perché voglio portare un contenuto diverso dal solito, perché sto praticamente solo portando disegni da quanto? Un mese e mezzo? Però se rimanete alle circa 3:30, 3:40 iniziamo a disegnare. Quindi benvenuti, mettetevi comodi se vi fa piacere. Quindi ragazzi, noi abbiamo scoperto che Mordio ci ha fregato, aveva rubato i possedimenti dei poveri del quartiere disgraziato. Ma stai zitto, LeBlanc, madonna, quando parlo devi rompere le palle. E quindi ora noi dobbiamo andare a inseguirlo probabilmente a questa città che si chiama Aspio, e però anche Stelis deve uscire dalla città perché deve andare a incontrare Flynn, che è sia un amico di Yuri, che abbiamo scoperto un amico di Estelis. Ma Ripid dov'è? Abbiamo recuperato il denaro. Non ho capito cosa sta succedendo. È amico di Narpo, il sensei dissociatore, esatto. Come va Regulus? Tutto ok? Vedi, non viene stecchito in qualche fossato. Grazie per l'augurio. Mettiamo buona pesca prima di andare al lago. Corre come Naruto, intanto la guardia. E noi lo fermiamo col potere dell'amicizia. Questa scena è super ridicola. Ah, una mappa del mondo. Ci hanno preso a gomitate per darci la mappa del mondo. C'è un modo piuttosto singolare per darci una mappa. Stanco, appena finito di lavorare. Mo doccia, vado a fare dei pre-order e ritiro i manga. Stasera invece tiro Madonna. Quelle le abbiamo tirate anche prima. Già che inizio Bloodborne. Oh, bello Bloodborne. Mai andato oltre la piazza di Arnhem. Non sono stato forte a Bloodborne. Poi mi ha fatto incavolare abbastanza velocemente. Però, bel gioco. Che manga ritiri di bello? Sono curioso. Gelatina mista. Bottiglia della vita. Pane. Uovo. E un sacco di altre cose. Dark Souls mi è piaciuto. Sì, sì, Dark Souls. Io ho trovato Bloodborne molto più difficile di Dark Souls. Si è arrivato Evangelion 2. Darling in the Franks. Tutta roba che non leggo. Beh, non ho mai letto. Mille Gald. Oh, veramente un po' di speech. Gli altri che ora non ricordo. Ok, ok. Avevo iniziato Kaiju number 8, ma sono fermo al secondo volume. Dovrei prendere il terzo. No, Ripid non è un cane. Ripid è Ripid. Ah, Captor Sakura, bellino. Estelle. Ah, ecco perché una linea la chiamava Estelle. Non me lo ricordavo che lui lo chiamava Estelle invece che Astilis. Estelle invece che Estelle. Ora torno. Ripid, ora nel gruppo. Grande Ripid, ragazzi. Piuttosto di tutti. Piuttosto di tutti. No, io leggo qualche manga e guardo qualche anime. Sì. La ragione è il più forte.
avanti, scusami caro. Allora, giù c'è un accampamento. Fidati che anche nel castello è così, eh. Il cane parli a gogo. Allora, Regulus, bisogna subito andare a dare il follow-in a Regulus. Tra l'altro, ragazzi, non ho ancora fatto gli show-in. Abbiamo rotto il sogno di un amico che pensava che CTO fosse tutto così come il manga, invece ho scoperto che il manga è solo 5-6 episodi e resta tutto inventato. È bellissimo. Sono un coglione, ragazzi, scusate. Sto cercando di fare di Shaofini, ma il mio cervello va a tre cilindri oggi. E noi, figliolo si chiama Filler. Esatto, ma fra l'altro io il motivo per cui sto... Ah, mi hanno attaccato intanto. Scontro congiunto pure, che culo. È il motivo per cui sto rileggendo One Piece dall'inizio. Sto rileggendo One Piece dall'inizio e... perché l'anime non è assolutamente bello come il manga. Riuscirà Malavishux a fare quello che deve fare oggi? Vai, lasciate il follow a Regulus, così mi guardo tutte le sue live a tema manga anime. Overlord l'ho guardato l'anime su Netflix. Che palle. Devo riprendere mano col sistema di combattimento che va un po' per i cazzi suoi. Mamma mia, quanto ti odio, frullatore vegetale. Io ogni martedì faccio reaction con amici e commentiamo cose diverse a light novel. Addirittura? Perché anche quello è diverso. Light novel sono parecchio avanti. Ah, bene, bene, bene. ジズに旅に必要な道具にそれにお金もたくさんいただいちゃいましたね。ったく、あいつらも生活きついってのに無理していろいろよこしやがって。それだけ有利の旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。 Quindi noi stiamo cercando l'Acqueblastia. Acqueblastia, che è un oggetto magico che serve a far funzionare la fontana del quartiere popolare. Sì, tipo una puntata 5 quando l'evocatore di Sauron, chiamavano così, hanno svegliato il fatto che il protagonista chiede il permesso di entrare nella mente dei Lizardmen per vedere dove si trova. Ah, ok. Tu sei nuovo? Vabbè,
qua capì niente. Il sogno che questa cosa l'hanno tolta, anche se sarebbe stato carino. Probabilmente l'avranno tolta per limiti di tempo. Non credo sia stato per altro. Però sì, effettivamente può cambiare anche il senso di... Ah, ecco qua. Eccolo qua, da qui. Vai a capire com'era la regione prima e tante cose. È importante allora, sì. Questo cos'è? Bersaglio, stesso nemico. Azione solo arti magiche. Nell'episodio 6 invece hanno fatto reference a Gianelli. La Croce dei Barocchi. Ah, ma senti. Ma che non stai attaccando? Ah, perché stanno totalmente. Allora, io mi sto rincoglionando. Sto andando malissimo. Comunque bello Overlord. Bell'anime. Cioè è un isekai abbastanza standard, però carino. Roger, ben arrivato caro. Come stai? Ben trovato in questa tana di topi. E sto guardando invece l'anime che c'è ora su Netflix, Uncle from Another World. Devo dire è molto carino. È ovviamente una parodia degli isekai al contrario, però carino. Ok. Anche lassù c'è qualcosa. Ma vuoi vedere? Ma si può salvare qua? Si può salvare. Quello non è male, devo essere sincero. Ma si può camminare anche qua? Ma io non voglio camminare. Ma se entro nel bosco che succede? Trovo gente strafuori. Ah no, perché nel bosco si nascondono. Ma qua c'è i lupi. Andiamo a vedere se sono in grado di farli fuori. Ah,
Okay. Non è andata malissimo. Ma madonna, quanti dialoghi, ragazzi. あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ。おい、ぼんやりしてると置いてくぞ。エステル。エステル。聞こえちゃいないか。おい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。 Ah, ma lei è rimasta traumatizzata dal fatto che lui le avesse assegnato il nome. Ora mi hanno blastato. Che lui le avesse assegnato questo soprannome. Per non dire sempre Estellillo. Madonna, sei su scarso, raga. Incapace di menare. Una nuova serie su D-Max. No. Voglio una spada nuova. Oh, grande rapido. Oddio, ancora. Quanto parlate? Oh, bellino. こちらの犬は。ああ。俺の相棒のラピードだ。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそって ラピードが何言ったか分かったのか?いえ、全然。まあ、そりゃそうだよな。 Perché Yuri in realtà lo capisce. Difficile a dirsi, quei tipi sono piuttosto appiccicosi. Ah già, perché ora ci inseguiranno di continuo. Perché ha fatto... Benvenuti cari viandanti. Il negozio è questo? Questa è la locanda del re dell'avvento. Cerca di essere più amichevole, infatti. Sei proprio antipatico. Antipatico, madonna. Scusa Karen. Dio ti perdonano, mi chiamo Karen e lui è Rich. Gestito una locanda per viandanti, ma il re dell'avventura non era il soprannome di una persona famosa? Fratello dello scomparso imperatore, Sua Altezza Regine, era noto con quel titolo per la sua insaziabile brama d'avventura. Esatto, per la locanda abbiamo usato il soprannome di Sua Altezza Regine, perché lo rispettiamo. Ah beh, è un nome carino. Allora voi due siete sposati? Sposati io? Abbiamo l'aspetto di una coppia sposata? Oh, pare che l'abbia preso un abbaglio, sono profondamente dispiaciuta. Se siete provati, magari gradireste fermarvi per la notte? Cosa facciamo? Riposa, noi ci riposiamo sempre. Godetevi la vostra rompata. Mamma mia, ragazzi, ma se uno mi tratta così non gli pago neanche il soggiorno. Non gli pago neanche il soggiorno a uno che mi tratta così. Avete riposato bene? Sì, grazie, ma non certo grazie a tuo fratello, Karen. Spero che i nostri cammini si incroceranno nuovamente. Sì, lo spero anch'io. A presto. Mamma mia, questo è simpatico, figlio mio. Shikashi, konna katachi de tabi ni deru koto ni naru nante omowanakatta ze. Yuri wa
ちょっと離れたくなかったんです。ん?ま、下町なんかに住んでると今日を生きるのに精一杯でね。あんまり真剣に考えたことなかったんだよ。漠然と旅に出てみたいとは思ってたけどな。私はずっと外の世界に憧れてました。ただ外にいるだけで感激してます。ま、感激するのもいいけど、ほどほどにな。ブレンがピンチなんだろ。 だから、フレンを心配しながら感激してるんです。わかったよ。 Sei depresso, Rich? No, grazie. Sono a posto. Perché mi metti un cartello se non serve a nulla? C'è scritto qualcosa che non leggo? No, è inchiodato, ma scrivimi per Mammoth. Ritorno al mondo esterno, ma vai in banana. Senti, funghetto. Zan ascendente. Trifolati. Io ovviamente essendo malato di paura di perderismo, vado in tutte le direzioni tranne quella ovvia, che era entrare in città. Sexy stupido Roger Stiller. Ciao Regulus, grazie di essere passato. A dopo. Qua si può entrare, quindi. Oddio, qua mi sa che però la roba è grossa. Un posticino niente male per perdersi. A proposito di attraversare la porta di Daedon. E di qui? Non siamo già passati da qui. Oh, era questo? Questa foresta, eh? Lascia perdere, torniamo indietro. Sì. Quindi sicuramente no. No! Maledetto lupo a sorpresa! Maledetti lupi a sorpresa! Ok, nuovo livello, già qualcosa. Uè, ciao la compagnia dei maldestri, come stai? Aspetta, il nome, non mi ricordo il nome del nick, non era la compagnia dei maldestri. Aspetta che provo a ricordarmelo girando un po'. Ecco, dialoghi a caso. No, me lo ricordo. Però mi ricordo che avevi un altro nome. Nome di una prigione famosissima. Alcatraz. Ciao Vince, bentornato. Era Alcatraz, vero? Come stai? Ogni tanto vengo a lurcare le live della compagnia dei maldestri, eh? Ah, abbiamo imparato un'altra cosa? Cosa abbiamo imparato? Zanna d'assalto, ok. Proviamola. Magari però facciamola sta mossa. Mamma mia, non l'ho preso neanche per sbaglio. Io bene, tu come stai? Ma poi siete anche... cioè, hai dei bei giocatori, eh. Che carina Estella, i capelli rosa come Ime, esatto. Hai messo un nuovo schermo, Vince, grandissimo. Che livello siamo? Livello 9, 8 e 7.
facciamo un altro combattimento, va? Sì, però devi stare tranquillo. Sì, ma devi stare tranquillo, fungo maledetto. Cioè, io i funghi li odio. Cioè, non è una cosa a caso che odio i funghi. A parte che questa cosa dei funghi come nemici dei giochi di ruolo io l'ho sempre trovata odiosissima. Sono davvero bravi. È vero, è vero. È una fortuna, eh. La magia nel mio corpo. Ah, solo da 2 mesi? Però. Sono forti. でもブラスティアさえあれば魔術の理論を学ぶことで誰でも使えるようになるはずですよ。だからその魔術の理論を学ぶ才能ってのが俺にはなかったって話だよ。それってつまりユーリは勉強が嫌いなんですね。そうとも言うな。Secondo me di Yuri devo scoprire qualcosa che non so, tipo che è un mezzo animale, un mezzo lupo. Cioè, il fatto che capisca quello che dice Rapid mi puzza. Mi puzza. Eccoti. No, troppo vicini. Vai. Non è facile trovare gente che abbia finito fin da subito il gioco di ruolo. Cane sonico. Cane sonico. Belli i dialoghi alla fine, che sono sempre pingissimi. Più grande della capitale. すごく広いんですね。いきなり何を言い出すんだか。テートもすごく広いと思いましたけど、外はもっと広いじゃないですか。あの空なんてどこまで続いてるんでしょう。まあ、その気持ちもわからんではないか。下町に比べりゃバカみたいに広いもんな。 A che senso ha questo discorso? Cioè, la capitale è all'interno di un pianeta. È ovviamente più grande della tua capitale, il pianeta. Ciao Pezzo, come stai? Come stai, carissimo? Ma fra l'altro gli sciautini io non li sto facendo. Non sto facendo gli sciautini. Non sto facendo gli sciautini. Ho tolto l'audio, ragazzi. L'ho fatto per fare una sorpresa a Yuna. Così non potrà più tornare Kadro. Di rimando mi toccherà fargli un'interazione per Kadro. Sto facendo la spesa. Bene, cosa compri di buono, Pezzo? La compri la Sprite, così mi faccio i fatti tuoi. Perché a me la Sprite piace. Quindi spero che tu compri la Sprite. Roccaforte di Daedon. Soldati che controllano se la spada sta spadeggiando. Quindi che quei cavalieri ti abbiano seguito fin qui? Lo sto chiedendo anch'io, vediamo di non dare nell'occhio. D'accordo. E vorrei trovare Flynn il prima possibile. Cerchiamo di attraversare questa roccaforte senza troppi problemi. E i problemi invece... Birra, ok, no, io non bevo birra, quindi... E dai, anche una spada così, panache, non so come si pronuncia. Io conosco il calimocio, che è vino e Coca-Cola. Grazie mille alla compagnia dei maldestri, è sempre apprezzato anche il lurchino. Buon cose da fare, grazie mille, grazie mille. Oggi in vendita merci di altissima qualità. Questa lama è opera del maestro di Assam, che l'ha dotata di varie abilità d'arma. Sono irrinunciabili per qualsiasi viandante. Puoi provarla se vuoi. Di cosa stai parlando? C'ho il cellulare che è esploso.
aspettate che c'ha la, è a temperatura esplosiva il mio cellulare. Vediamo se sparandoci il ventilatore sopra si raffredda prima. Delle tecniche speciali contenute nelle armi. In origine venivano tramandate di maestro in allievo, ma Assam, il celebre fraseggiatore di spade, impiegò un procedimento speciale per legare quelle tecniche alle armi stesse. I Corpus Brestia possono acquisire nuove tecniche dalle armi infuse di questo potere. Mamma mia! Se usati con continuità, infine, queste arti vengono apprese definitivamente... Ah, ok, me lo ricordo questa meccanica. Che per apprendere le colpi speciali dovevo tenere l'arma in mano un tot. Furono i Criti a donare queste conoscenze agli umani molto tempo fa. Ok. Classico tutorial super complesso dei JRPG. Body Blastia no core ni mon ga, tatoeba, kogeki kei no skill bakari takusan setto sureba, freck no mon ga ukabi agaru. Kono mon wa jishi dou kumiwasereba donna kouka ga aru ka zenbu setsumei shite ru to ima no de wakatta ka? Tutto chiaro. Visto il layout approvato dal Blue Screen, sta crescendo, meraviglia. C'è anche la Citroen Ami. Vino e coca, sì, è un panache, ok. Vino e coca è una bevanda, credo, spagnola. Comunque della penisola iberica, si chiama Calimoch. Vino e Coca-Cola, ma non cocaina, vino e Coca-Cola. Prova lì, ok, non mi interessa. Citroen Ami. Federico G l'ha cancellata. No, maledizione. Quindi è sparita. Sì, ma l'arma? Gente che regala libri a caso. Sono hon omoshiroi no? Omoshiroi desu yo. Ok, questo mi insegna a giocare in pratica. Ciao, sono diretto a Alur, una città ricca di erbe e piante officinali. Come sono diretto? Qual è il tuo genere? Cioè, sembri... Vabbè. Questo è solo un carico in fase di trasporto, ma vi interessa qualcosa? Le armi. Hai detto c'hai le armi, vecchio. Ce n'ho abbastanza soldi per comprare le armi a tutti. Perché non me la fa comprare? Ah, ok. Serio, eh? Sono bravo, eh? Sono bravo, eh? Allora. Chitarra. Spada compatta non faceva niente di interessante. Ah, posso darle anche la spada compatta? Kogarashi. Lancia tutto. Perché in pratica Repeat è un ninja alla fine dei conti. Ciao cane. Bau bau. Quindi a Alur c'è un grande albero. Questo vecchio ci si vuole sbronzare sotto. Ah, ok, questo c'ha... C'ha il coso.
l'albergo. Controlla, ecco qua. Gelatina all'arancia. Beh, un modo di vedere cose interessanti. Scappare dai mostri ci aiuta a viaggiare più in fretta. Non significa che tu ci arrivi riposato in qualunque luogo tu stia andando. Tutti stanno aspettando la nostra merce. Io voglio andarmene e non mi fanno andare via. Eccola il problema. Ah, mi ricordo di te. Mi ricordo di te. Dei mostri stanno caricando il castello. E non è il periodo dell'anno in cui solitamente lo fanno. Cioè loro hanno un periodo dell'anno in cui assaltano le fortezze. Ce ne sono altri. Fermi, ciccio, fermo. Ma non lo vedi che c'è un bambino lì? Mamma mia, mi tocca andare a me. Ma guarda quante pappardelle che corrono verso il cinque. Questo è il muro. Però Yuri va a salvare le persone. Oh, tra l'altro sto cancello si è mosso per 40 minuti e ha fatto mezzo metro. Forza Yuri. Il mio pupazzo. E Stella lo va a prendere il pupazzo. Ci va Yuri. Yuri. E non vuole che tu ti ferisca, Estelle. Yuri è Chad e ci deve andare lui. Oh. Mamma mia, ragazzi. Se lo pigliava, altro era meglio combattere i mostri. Signora, sono 5.000 gald. Non si preoccupi. Può mandarmi un bonifico. Non si preoccupi, non so come sarebbe finita se non mi avessi curato. Grazie. Arigato gozaimasta. Mamma mia, Rapid, come sei tosto. Quella guardia sembrava un salaryman giapponese. Sono lieta che stiano tutti bene. Oh, sei stremata, eh? Con quei mostri feroci in giro, il mondo oltre la barriera deve essere pericoloso. Anche questa fortezza avrebbe bisogno di una barriera per arrestare quegli enormi branchi. Non potrebbero installare una Aegis Blast anche qui? No, le barriere sono risorse preziose. Hai ragione, con quelle attuali tecnologie non possiamo nemmeno crearne di nuove. Se solo riuscissimo a svelare i segreti dell'antica civiltà Geranio, Geraios, furono loro a creare i blast. Anche dovesse accadere, non credo che l'impero userebbe le nuove conoscenze per la comunità. Sembra il capitalismo. Oh. Ehi ragazzi, vorrei scambiare due parole con voi. Allora perché non ci lasciate passare? Posso ridurre in portiglia quei mostri anche a mani nude. Quante volte devo ripetertelo? Quei mostri sono più potenti di quanto pensi. Cacciatori di mostri? Tizio con la spada gigante, che la usa come se fosse una forchetta di plastica. Sakino shigoto de kishi ni dashinokareta uppun o koko de harasu.
Ah, devono sfogare la collera perché gli hanno rubato il lavoro. È sempre la stessa storia con questi idioti delle gilde. In questo passo non riusciremo mai a passare. Ma fine diretto alla Liuria, ormai siamo così vicini. Finire in mano ai cavalieri non sarebbe il massimo, dobbiamo trovare un altro modo per proseguire. In realtà questo diversivo ci ha aiutato. すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たく、目立たないようにって言ったろ。側近に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。ごめんなさい。フレンが話してた通りの人なんだと思って、目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。 Flynn e Yuri sono due bro. Sono due bro. Ragazzina ninja. Non parla. Va bene, non prenderò nulla. Io sono autorizzato. Una gelatina alla mela, latte, uova. E tutto il necessario per fare una frittata. Mi dà fastidio di non poter girare la telecamera. Però mi dà abbastanza fastidio. Ciao amico. Nella postazione pip. Però io non posso guardare. Devo guardare la telecamera. Non ho questo tuo privilegio, amico. Eccoti. Tu chi sei? L'umanità all'opera, il loro futile attaccamento alla vita. Perché mi chiedo che senso ha la vita degli esseri umani? Combattono per appropriarsi di una tecnologia oggetto di monopolio, finendo per ferire le persone care. Ti riferisci ai Blastia? Non posso parlare per tutta l'umanità, ma per quanto mi riguarda non credo esista un solo motivo per venire al mondo. Ma una volta che siamo qui, tanto vale cercare di ottenere il massimo dalla vita. Potrebbe esserci del vero nelle tue parole. Quello è più o meno il motivo per cui uno tende a campare. Ognuno deve avere il suo obiettivo. Fa così caldo? No, non fa così caldo. Casse che mi bloccano. Ma il tizio aveva il potere di oltrepassare quelle casse. Un vero maestro di oltrepassaggio casse. Oltrepassaggio, bello come termine. Tenetelo a mente, ragazzi, perché è un termine che farà strada. Si farà strada nella narrativa oltrepassaggio. E invece c'entro io. No, non mi fa entrare. Scusi, signor mercante. Ma che vende anche armature lei, ingegnere? Eh? Oh, le vende. Ma non per Rapid. Rapid. Vende armature, ingredienti. Spade, lenti, vede un cazzo nulla. Ok. Quindi equipaggiamo armatura resistente, razza di ferro, scaldapancia, giusto perché è un ninja, lo scaldapancia giapponese.
salviamo perché non ho assolutamente voglia di rivedermi tutta quella quella manfrina sui mostri. Ma io dove dovrei andare in tutto questo? Devo andare... Ciao cane. Un fiorino. No, ma io devo procedere. Fatemi procedere. Ah, ok, devo andare di qua. C'è il capitano. Cos'è, un capitano? Che ne dici di lavorare per me? Posso pagarti, si intende. Non fare lo sbruffone con la presidentessa, malandrino. Allora cosa rispondi? Perché offrire un lavoro senza neanche presentarsi non è da sbruffoni. Oh, mamma mia! Applicare acqua sulla scottatura. Che barn, ragazzi. Attento a come parli. Sei ragazzo affascinante, proprio come mi aspettavo. Io sono Kaufman e dirigo il Bazar delle Fortune, la gilda dei mercanti. Trattiamo ogni genere di merce, dalla compravendita alla distribuzione. Una gilda, Boom, qua secondo me sta per succedere del casino. Vedi, mi trovo in una situazione piuttosto delicata a causa di queste scosse. Probabilmente mi pentirò di averlo chiesto, ma sono opera di un mostro? Sì, del signore delle piane. Oh, me lo ricordo, sto stronzo. Il signore delle piane? È il capo branco di quei mostri lì fuori. Il capo branco? Accidenti, il mondo esterno non riesce mai di stupirmi. Mi scusi, lei sa se esistono altre vie per attraversare le pianure? Andiamo di fretta. Purtroppo no. Dovrete attendere che il signore delle piane tolga il disturbo. Beh, se non ci sono alternative, è inutile darsi pensiero. Ma non possiamo restarcene qui con le mani in mano. Voglio ascoltare un altro parere, non è un medico, Estelle. Cioè, credo che la situazione sia abbastanza esplicita. Repeat è il più saggio di tutti, ragazzi. Quando Repeat parla, tutti muti. Muti se parla Repeat! Fai parte di una gilda che si occupa di commerci, eppure non conosci altre strade. Potrei ingaggiare te e riprendere il viaggio quando il capobranco sarà andato via, ma tu non sembri interessato. Se stai cercando una guardia del corpo, perché non ha soldi i cavalieri? Hai dimenticato che i membri delle gilde rinunciano ai loro diritti di cittadini imperiali? Se hai voltato le spalle all'impero, non puoi aspettarti alcun aiuto dalle truppe ufficiali. Quindi sono una specie di... paria. Questo è un bel gioco, anche se non ho mai masterato il sistema di combattimento. Credo che sia tutta questione di abitudine. Ricordo che quando dove ero arrivato io andava abbastanza easy. In sostanza, i cavalieri non accetterebbero mai di scortare dei dissidenti come noi. E l'idea di tradire i tuoi principi è fuori discussione, dico bene? Se non fossi così determinata, non potrei mai dirigere una gilda. Beh, potresti usare la tua determinazione per togliere di mezzo il signore delle piane. Prosegui per i boschi di Kuoi, ovest di qui. Se riuscirai a attraversare la foresta, riemergerai agli estremi confini delle piane. Ma il fatto che voi abbiate scartato questa soluzione mi lascia supporre che quei boschi nascondano qualche sorpresa. Mi piacciono i ragazzi svegli come te, ma preferisco quelli che non gettano al vento un potenziale investimento. Grazie, ti devo un favore. Potremmo anche discutere di quel lavoro, se mai ci rincontreremo. Ciao Kaufman, è stato un piacere. Devo andare a ribeccare Stella, che non so dove è andata. Ma si sta così, inginocchiando sulla terra, sul terriccio sporco. Esther! Io non sto aspettando che i mostri vadano via, sia chiaro, ho solo bisogno di riposare. Oh, capisco. In questo caso proseguirò da solo per la nuova strada che ho scoperto. Cosa? Come hai fatto a... Ehi, aspettami!
Gilde. さっきの道を教えてくれたお姉さん、ギルドの人間だって言ってたな。ギルドドマルシェのカウフマンさんですね。カウフマン。帝国の市民権捨てて自分たちで自由に生きてる連中か。ユーリはギルドに興味があるんです？いや、興味ってがちょっと珍しくてな。帝都には騎士の護衛は受けないなんて着物座ったギルドの人間いなかったからさ。 Il fatto che abbia rifiutato l'aiuto dell'impero non vuol dire che non abbiano un loro sistema interno per gestire determinate cose. Cioè, le gilde probabilmente hanno, ora non ricordo se avete questo dettaglio, credo abbiano un braccio armato, ce l'avranno le gilde, se no. I boschi di qua sono ovest di qui. Ti interessa? Ti interessa? A me interessa. Quindi vado ai boschi di Quoi. Quoi, che ricordiamolo, è il nipote di Paperinuoi. Mi metto il lurk, ti saluto Angelo. Grazie Angelo, buon pomeriggio. E grazie del lurkino, Vince. Guarda e impara.先生には叱られっぱなしでしたが、まああんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？ 違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。よく見てるな。はい。人を見るの好きなんです。Meniamo questo lupo. No, ma perché ti avvicini a quell'altro? Tu dici maledetto. Ah, c'è pure le vespe qua. Ora va, fammoc. Hai ragione, Rapid, io sono con te. Qualsiasi cosa tu dica. Best dog o ripeto. Ok, allora hanno preso il nuovo livello. Devo capire se sto facendo giusto per la spada. Ok, passo indietro. Quindi in teoria io, se andassi alle abilità, passo indietro. Ok, ok, lo posso già fare. Bene, proviamolo. Alla prossima, Vince, grazie. Ah, ok. Passo indietro, semplicemente. Indovinate che fa il passo indietro, raga? Indovinate che fa il passo indietro? Fa un passo indietro. Combattiamo un po'. Sei nel cazzo di un po'.
Genji nara ukete tatsu ze. Buono. E il fungo. Io vado dentro, fungo. Ci vediamo. Uè, Larken, come stai? Come stai? Io bene. Bene, fa poco caldo oggi, che è una gran cosa. Ho avuto una mattinata di scazzi, però poi ho deciso di mettermi a giocare a Tales of Vesperia ed il giorno è migliorato. Una foresta in questa regione devono essere i boschi di Kuoi, che è uno dei nipoti di Paperinoi. Esatto, sei una miniera di informazioni, eh? Ho letto che una terribile maledizione colpisce chiunque osa entrare in questi boschi. Ah, dunque deve essere questa la sorpresa. E invece noi andiamo avanti. O non sono bestia come al solito. Larken, ma perché non dormi la notte, mi avevi detto, no? Giusto? O perché c'è... per il discorso del vaccino sempre. No, ormai gli effetti saranno passati. Vuoi tornare indietro? Per me non c'è problema, ma che ne sarà di Flynn? Sì, lo so. D'accordo, andiamo. Noi siamo praticamente a posto, comunque. Ho acquistato spell equip, capito. Perfetto. Che l'importante era essere sicuri di fare il background bene. Parlo della parte meccanica del background. Ma non hai dormito o come mai? Per giocare o perché era l'insonnia? Ho avuto rane e serpenti domestici. Grazie, Estella. Cioè, io qui che mi do da fare per te, per mantenerti in vita come rana e serpente, e te invece. C'è stata una maratona che ho seguito e finita alle 6. Quale maratona? Quella di Shaidan? Esatto, manca la metà. È quello che serviva, infatti. Finita alle 6, madonna. Che forza di volontà andare avanti fino a quell'ora. Io sto ammazzando sti cosi di inerzia. Quello sembra un dodo. Gelatina alla mela. Che buona. Tycoon dodo. Mi ricordo di questo motto. Trappola? È stata una divertente discesa nella follia. È l'unico gioco che volevo vedere e non c'è stato, tipico. Mamma mia, che sfiga però. Però immagino che dopo aver fatto una nottata sveglio, che poi, se non sbaglio, avevo iniziato di pomeriggio, cioè deve essere stata devastante. Questo è un Blastia. Incrinato però. Forse ora di fermarci. Final Fantasy 14. Oi, Esther.
Oddio, che è successo, Estello? Mica. Daijoubu ka? Watashi totsuzen taoretan da yo. Moshikashitara AR ni yotta no kamoshimasen. AR tte è una sorta di carburante che alimenta i blaster, giusto? Ho sentito dire che permea l'intera atmosfera, che se non possiamo vederlo. Sì, esatto. Ho letto che le masse più dense di AR possono avere effetti nocivi sulle persone. Forse è stato proprio questo a dare origine alle storie sulla maledizione. Ti sei appena svegliata, cerca di non affaticarti troppo. Non posso riposare se non troviamo Flynn al più presto. E se perdessi i nuovi sensi e magari restassi svenuta per tutta la notte? Hai ragione, mi dispiace. Che cos'è? Una mela. Che vorresti vedere The Shy? Dai che a breve si rinnova l'abbonamento. Skies of Arcadia. Ah, bello Skies of Arcadia. Cioè, un mio amico l'aveva comprato per il Dreamcast e volevo scambiarlo per Grandia 2, ma poi non abbiamo mai concluso lo scambio per prestarcelo. Bello, bello davvero. Yuri wa shiro no kokku to kurabenna yo. Cuciniamo? Non sono mai riuscito a battere Flynn. Avevo il coraggio di chiedergli tutto bene, Yuri. Deve essere stato magnifico. Non ho mai avuto un amico simile in vita mia. Puoi considerarti fortunata. La cena è pronta. Abbiamo fatto un foglio di carta su un vaso. Ah no, è un tramezzino. Ok, credo che faremo proprio il panino, che è il sandwich. で、と、サンドイッチちょうどあってよかったなと。食材を選んだら調理。はい、一丁上がりと。上がりと。敵はいいですね。まあ、人には得て、レシピを見ればその通りにでき。そうなんです。まあ、そうならないように味見。味見を知らね。まあ、城に住んでる貴族。貴族の Sì, ma come fai a assaggiare un panino, Yuri? Cioè, l'uovo lo dovrei cuocere. Cioè, cosa fai? Lo assaggi mentre bolle? Sorseggi l'acqua? Cosa fai? Per quanto riguarda 14, però sta lì, vediamo. Grazie per il check. Ah ok, cucinando fa ricette a caso, perfetto. Grazie, Rapido. ラピードが枕になってくれていたんですね。ありがとうございました。何やってんだ?あ、ラピードにお礼を。ラピード?いないぞ?え?あれ?私嫌われてるんでしょうか? Ma è quasi ora di insegnare. Lo pago solo per quello. Non ho mai giocato a Final Fantasy 14. Avevo in mente di iniziare, ma poi ho sempre rimandato e alla fine non mi sono mai messo a giocare. No, non mi sono mai messo a giocare. Rock show.
Ma io ho salvato, ma non ho preso il forziere, c'era qui. C'era un forziere. Porca zozza, cos'è quella roba? Il boss? Mazza, che culo. Andiamo a vedere cosa fa quel boss. Se è un boss. E se ci posso andare. Lupa, chiotto, caro. Cerchietto di ferro. Ah, questo è sicuramente per te. Ah, al posto della fascia per capelli. C'è qualcosa in quel buco? Ma sta zitto. Non ci fosse il 6 per me è il miglior Final Fantasy. Potrei linkarti la copy pasta del, ma lo sai che Final Fantasy 14 è gratis fino a Even's World, ma non mi va LOL. Però è il miglior numerato. Gli ho spiegato in provare sede, magari convocare. È diventato troppo esteso, elaborato e con una trama esagerata. Che vuol dire gratis fino a Even's World? Pensavo ci fosse qualcosa in quella tana, invece niente. Forse non dovevo ammazzare quel lupo? Per sbloccare qualcosa? Puoi giocare gratis fino... Ah sì? Prendiamo un vocale, che fidi facciamo prima. Ma cioè io gioco fino al livello 60. Ma è interessante fino al livello 60 o è tedioso? Cosa molto importante. Ah sì, mandatemi pure il vocale. Mazza. Ok, abbiamo preso passo indietro. Armatura resistente. Che è la stessa che ho addosso. Che non posso dare a Rapid. E non posso dare a lei. Ok, la spada va bene, quella che ho è la super top. E comunque un MMO. Ho il tempo di scrivere, quindi non ti mentirò. E comunque un MMO. Ma mi hanno detto che è meglio di altri MMO. Io per esempio a World of Warcraft ci ho giocato un'ora e mi sono rotto le balle. Non ho tanta voglia di sprecarci tanto. Cioè se vale la pena sì, se no... Taglie. Perché stai saltando, Yuri? Del cavolo. Bottiglia sacra. La trama fino al 50 è un po' confusionaria, sparsa e tediosa. Poi è arrivato a Even's World, la prima espansione, dal 51 in poi ingrana fortissimo e diventa una trama incredibile. Allora lascia perdere in partenza, perfetto. Direi che seguirò il consiglio di lasciar perdere. Se richiede così tanto commitment. Ok,
Crono, come stai, caro? Ben arrivato, cronomaestro. Butta bene. Fa poco caldo. Mi sto divertendo a Tales of Vesperia. Rapid ha fatto un livello, meglio di così. Una palla mostruosa. In realtà non è troppo commitment, ma rimane un MMO. Bisogna sopportare la formula. Allora, no. Pensavo fosse una roba tipo con un MMO un pochino più simile magari a un mantello. Chi lo diamo il mantello? Andiamo alla nostra amica Estelle. Una roba un po' più con un sistema di combattimento un po' più action. Allora magari uno ci potrebbe anche. Però a quanto ho capito dovrebbe essere simile al 12, no? Come sistema di gioco 12, che fra l'altro non ho mai finito e dovrei giocare. Mi sento onnipotente. Non sei onnipotente. A livello 100 lo puoi dire che sei onnipotente. Per ora sei una. Oddio, Repeat, ragazzi, è arrabbiato. Preparati a morire, ovorso. Conta che l'ho giocato tutto da solo. Va tanto a quanto ti prende. Sì, ma ok, non è action. Ok, ok. No, allora non credo mi committerò. Ah, questo è il quarto personaggio. Mamma mia, sei ridicolo. Cioè, ti avverto, non ho un buon sapore e potrei anche farti venire la diarrea. I cani non hanno paura della diarrea, bambino. Oh, santo cielo, qualcuno mi aiuti. Ma fa sul serio questo ragazzino. Non temere, va tutto bene. Eh? Il mostro si è tramutato in una ragazza. Ma te sti droghi, bambino. Ah, questo incontro si preannuncia interessante. Come ti chiamavi te? Carol Capel. E appartengo alla gilda delle lame sterminatrici. Noi membri giriamo il mondo alla ricerca dei mostri più potenti. Io sono Yuri, questa è Estelle. E hai già conosciuto Repeat. Piacere e arrivederci. Cosa, Yuri? Aspetta! Ti chiedo scusa. Oh, aspettate, dove state andando? Azione in tempo reale su input che dai tu, non a menu. Ah, ok. Scusate, ho perso la linea. Ah, sì, quello sì. Sì, no, ho capito più o meno di cosa si tratta, però diciamo che mi piacerebbe una roba tipo Elden Ring, però massiva. Non so se è fattibile una cosa del genere. Se esiste un JRPG del genere, un action RPG del genere. Volete entrare nei boschi, giusto? In questo caso, io. In realtà abbiamo appena attraversato la foresta e siamo diretti a Alur. Non ci credo. Siete riusciti a attraversare i boschi maledetti? E vi siete imbattuti in qualche ovorso per caso? Tu hai idea di cosa stia parlando, Yuri? No, non credo di aver visto nulla del genere. Diamine, in quel caso forse dovrei tornare in città. Loro non amano aspettare. Beh, d'accordo. Non immagino come siete arrivati qui da soli, ma non temete. D'ora in poi, la grande stella delle lame sterminatrici vi farà da scorta. Vedete? Ho persino un Blastia. Noi ce l'abbiamo tipo tutti. Pure il cane ce l'ha. Cosa? Anche voi li avete? Ah, davvero? E cosa ne dite di questo? Queste skill che hanno un cooldown di pochi secondi, ok. Contiene informazioni sui mostri, ma da un certo punto in poi le pagine sono bianche. Certo, perché ancora devo esaminare un'infinità di creature. Ehi, aspetta! Chi ti ha autorizzato a scrivere sul mio libro? Se si sapesse in giro che hai rotto il tuo spadone, la tua fama di grande stella ne risentirebbe. Oh, quello? Devo pur concedervi un vantaggio, non sarebbe stato uno scontro al mio pari. In fondo non è così male. È diventato un Ash. Ragazzi, almeno sapete dove andare. Una volta usciti dalla foresta, Alur si trova a nord. Fermi, per favore, aspettatemi.
bestiario, libro in cui registrare le informazioni sui nemici, raccogli tutti i dati per completare il volume. Buono, buono. Inizialmente ti ritrovi a usare la stessa skill ogni 1 o 2 secondi perché hai un numero ridotto. Alla fine ti ritrovi con molte skill da usare e il combattimento diventa più dinamico. Ma Vesperia è dopo Xillia, che è l'ultimo che ho giocato? Caro, allora nel gruppo. Lo sai che non lo so? Mi stai facendo una domanda molto specifica. Quando l'hai giocato Xillia? A Tales of Xillia è del 2013. Vesperia è uscito 5 anni prima, nel 2008. Tales of Vesperia è del 2008. Rapido mi lascia perplesso. È un cane da stato di zaino e un gioco. Perché usa le armi? だって、ラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ。ラピードはラピード。なんであれ、こいつは自分のこと犬だと思ってない。だから武器を使って攻撃するし、道具も使う。 Sì, Vesperia è uscito per prima nel 2008 su 360, poi è uscito per PS3 in versione estesa, che è quella che stiamo giocando oggi, ma non quella per PS3, stiamo giocando la versione estesa per Xbox One, che è uscita nel 2018, mi sembra, quindi 10 anni, 2018-2019. E nella versione estesa c'era, mi sembra, uno o due personaggi in più e una parte di gioco in più. Quindi fondamentalmente oggi stiamo giocando la versione finita. Zestiria forse, forse con Zestiria. Dico l'ultima cosa, per provare a smettere di svenderlo. Final Fantasy 14 è più action degli altri MMO perché gli attacchi più grossi ai nemici hanno un grosso indicatore sul pavimento e devi muoverti attivamente per schiacciare. Ah, figo! Questo è figo. Però stavo pensando, non c'è su Xbox. Mi piacerebbe che ci fosse su... Qualcuno ruberà sta roba? No. Che ci fosse su Serie X. Perché mi tocca giocare... Eccolo là, il tizio che abbiamo incontrato alla fortezza. Gli amici allietano i viaggi. Vediamo, leggiamo questo e poi pausa e cambiamo live. Capite di spaventare, vuoi annoiarmi? Sì, certo. Simpatico, caro. Vediamo se posso equipaggiargli qualcosa di più interessante. No, ha tutto già toppato. Martello carogliano. Ok ragazzi, salviamo e cambiamo live. Qualsiasi cosa fai, se mai vorrei provarlo, non prenderlo da Steam. Why? Why? Questa è la domanda. Ho salvato. Per sicurezza risalvo. Why non devo prenderlo da Steam? Questo mi interessa. Perché Steam crea un account a parte che, se non ricordi, è perso per sempre. Ah. Dalla Mog Station invece è il modo di recuperarlo. Quindi come lo devo scaricare sto gioco? A me è capitato di dover rifare l'account perché quello di Steam è andato perduto. Buono. Buono, buono, buono. Fatemi sapere che cosa dovrei scaricare, così magari ce lo facciamo un salto su Final Fantasy XIV. Dal client Square Enix.
Ok, cerchi la free trial. Cerchiamola subito. Free trial, Final Fantasy 14. A Realm Reborn. UK no. France, Germany, United States. Perché UK? Faccio pre-trial. Ah, ok. Ma ce l'ho un account Square Enix? No, non ce l'ho, quindi dovrei farmelo. Va buono. Allora, intanto metto pausa. Vado a prendermi un gelato e torno subito. Ok. Se mai lo fai, non maledire il gioco le prime ore e fino a circa il livello 15-20. Ok. Ok, ragazzi, vi seguo. Io torno subito. Aspettatemi qui che cambiamo, fra l'altro. Ricorda che devi salvare. Cambio il... La categoria. A pra fuoco. Allora, mentre degustiamo questo magnum al pistacchio, voglio provare una cosa. Cioè, Midjourney. Sapete cos'è Midjourney? Se non lo sapete, ve lo spiego io. È un'intelligenza artificiale che crea immagini e concept art solo da input a parole. Io voglio entrare. Vediamo se mi fa entrare nella beta. Autorizziamo. Ve lo faccio vedere.
Oh cacchio. Non sprechiamo la cioccolata. New job. Come si fa a fare? Come si fa a utilizzare? Io voglio fare una roba. Come si fa? Tools. Allora, vediamo un attimo come si fa a utilizzare Midjourney. Trial support. Ok. Welcome room. New byte. Come si fa a utilizzare? Cerchiamo come si fa a utilizzare. How to use Midjourney. Ora vi faccio vedere cosa fa. Affido il link del disco da cavo, navigare Midjourney server, look for new by, type imagine, type imagine and whatever you can. Ah, ok, si fa direttamente da new bys. Quindi se io scrivo slash imagine e ci scrivo halfling monk with restrained, stiamo facendo il personaggio di Benfrid, eh? Allora Midjourney è una AI che crea concept art su prompt scritti. Eccolo qua quello che ha creato per me. È al 16%. Questo è scritto alla Jihad Cat. Quindi mi dissocio da quello che ha detto, però guardate che bello, ci ha creato questo mia. Questo è il monaco che ho sto creando. Il sito è Midjourney. Midjourney.com, che per utilizzarlo deve essere utilizzato dentro Discord e lui genera l'immagine dentro il Discord. Dove me l'ha messo ora? Porco Giuda. Eccolo. Questo è Nightmare Fuel, per certi versi. Quindi riproviamo un'altra cosa. Datemi un prompt che lo mettiamo. Cosa vogliamo fargli fare? Facciamo una cosa per pezzo. Terry Bogard, Smash Orochi in Turin, così a caso, vediamo cosa ci tira fuori.
Spider-Man Greeting to God. Non ha ben capito. Vediamo cosa tira fuori. Questo ovviamente quello che lui ha creato con queste informazioni. Dove me l'ha messo? Eccolo qua. Terry Bogard Smash Orochi in Turin. Questo è bellissimo però. C'è tanta polemica in questi giorni, da parte di alcuni artisti che dicono che è finito il lavoro dei concept art. Il problema è che Midjourney crea queste cose perché ha già alle spalle queste informazioni, cioè qualcuno prima di lui ha creato una determinata libreria visiva, ok? Questo è difficile. Vediamo cosa tira fuori. Mi chiede qualsiasi cosa, ma non è quello che mi aspettavo. Questo forse un pochino non è quello che mi interessa. Però possiamo veramente generare qualsiasi cosa. Tipo, imagine Silvio Berlusconi as a Street Fighter character. Vediamo che succede se gli chiedo di immaginare Silvio Berlusconi come un personaggio di Street Fighter. Secondo me ci sarà, ce ne darà qualcuna bella, eh? Eccolo qua, Silvio Berlusconi as a Street Fighter character. Sembra un manifesto da guerra fredda. Geniale. Guardate Silvio Berlusconi as a Street Fighter character. Bellissimo. È eccezionale, ragazzi. Ah, qui gli ha messo anche i pugni. Questo lo salviamo. Lo salvo.
Dai, facciamo un altro po' di prove su Midjourney prima di passare al vero, alla vera arte. Direi di mettere a questo punto Cazzo, Berlusconi, salve. Ciao Marchino, Marcone anzi, come stai? E Silvio Berlusconi come un personaggio Street Fighter. Facciamo dolce e torno. Bene, bene, vai pure, vai pure. Ah, cosa possiamo fare? Possiamo fare Son Goku. No, so io cosa fare. Imagine Tifa. Guarda che stavo chiedendo Not Safe for Work, però. In the Italian Parliament, come si scrive in inglese? Parlamento in inglese. Non inizio da comune. Parliament, ok, avevo detto giusto. Ok ragazzi, questo controllo prima che sia safe for work. Xenomorph Battle in Thai Temple, Hyper Realistic, Very Detailed. Ah, perché poi devi dire anche se è Hyper Realistic. Giusto. Sto stressando il programmatore per quel gioco di cui parlavo e non l'ho mica indicato, ma è duro di comprendonio. Oh, grande Marco. Mega. Mega, mega. Ti stressa sempre. Ok, stay for work. Ovviamente arrivano quintali di robe ogni secondo qui, eh. Ecco qua, Tifa nel Parlamento italiano, ragazzi. Direi che ci siamo divertiti abbastanza. A dopo, caro, a dopo. Ci siamo divertiti abbastanza. Ora ci divertiamo. Allora, mi serve una buona reference per tenere questo altro, perché pensavo di farlo. Ora vediamo se... Voglio fare una roba del genere. Forse mi stai con una cosa di on the back, proprio. Cosa fare? Voglio fare una roba molto bella. Scusatemi, ora vi faccio un po'
vi leggo un po' il background di questo personaggio, perché non abbiamo con noi l'autore, che è Benfrid. Vi dirò io di cosa si sta parlando. Honroth Stingray è il suo nome. È letteralmente cresciuto come ogni altro halfling in un bucolico villaggio. La sua storia non proviene da qui, non ha un passato tormentato né doloroso. Tutto il contrario. La sua passione più grande da giovane erano le storie dei grandi eroi, gli avventurieri che tutto il mondo conosce. Di loro aveva libri, disegni, persino qualche homemade statuina. La sua era un'ossessione per loro. Questo ovviamente ha causato problemi. Con l'idea di diventare un avventuriero e vivere fantastiche avventure, Honroth ha lasciato il villaggio ed è partito paurosamente impreparato. Il risultato? È stato quasi mezzo ucciso in una grotta da un gruppo di goblin. Salvato per miracolo da un monaco, Cucito, questo è il suo nome, Cucito, perché a quanto pare nel monastero tutti perdono il proprio nome e ne ottengono uno nella cosa in cui vogliono specializzarsi. Cucito ha portato Honroth nel loro monastero, dove gli viene insegnato come combattere, senza però avere il permesso di far del male a nessuno. Le mani servono per raccogliere, curare e perdonare, non per infliggere dolore. Tutto molto bello, ma Honroth vuole ancora diventare un avventuriero come quelli di cui ha letto, sognando ricchezze e successo. Ma una promessa è una promessa, come fare? Semplice, trovando un loophole nella promessa. Quindi praticamente è già un avvocato questo. Honroth deve semplicemente usare le sue gambe per scappare... Ah no, è sbagliato quello che ho scritto. Scritto scappare, ma in realtà il verbo è spaccare culi e diventare un eroe. Semplice, no? Così inizia la sua avventura, più egoista che altro, con il sogno di diventare un eroe, non tanto salvando gli altri, ma che qualcuno sia lì a vedere che sta salvando qualcuno, ok? Quindi in realtà gli interessa più che qualcuno lo veda fare cose fighe, piuttosto che fare le cose fighe che hanno ripercussioni per cui dobbiamo saltare. Mi sarebbe che avesse questa cosa qui. Ovviamente essendo un halfling, questa porta forse c'è la stessa porta con sé, che è di questo suo grande rispetto alla mezza. Mi serve una reference. Ong Bak. Chi è il personaggio di Ong Bak? Tony Ya. Tony Ya. Tony Ya. Immagini. Tony Ya, quindi si chiama Tony Ya Kick. Eccolo qua. Trovata la posa. L'altro comandante. Ah.
Ah, questa è perfetta. Questa è quella che voglio. Questa è quella che voglio. Spero che si veda. Ma questa super posa. Ciao Mist, come stai carissima? Faccio gli sciottini che oggi sono senza mod. In realtà questa super posa la devo rifare. Devo rifare perché non mi ha convinto. Fortuna ho trovato questa buona reference Sony A che utilizzerò per creare il disegno di Pinto il pasto lungo. No, come si chiama il personaggio? Ha un nome stranissimo. Honroth Stingray. Stingray perché è una corvette. Voglio mettere col tallone verso l'alto, più aperto. PG di Benfred, sì. Mi sono messo a fare un pochino tardi. Stavo divertendo a Tales of Vesperia. Tu come stai, Nick? Io con questo ventilatore ho un problema. Ho sempre la gola secca, ovviamente. Come se non bevessi. Pure bevo quantità d'acqua mastodontica. Immaginati essere colpito dal piede peloso di questi lì che vuoi solo derubare degli avventurieri. Uno di questi avventurieri è un altro con quei piedi pelosi che te lo stampa in faccia. Le gambe così, certo, le gambe l'Halfling ha una proporzione quasi umana, solo basso, nemica uno ne ho. Distinga gli gnomi. Due storpisti. Questo è più storto però in realtà. Ovviamente è Sanji Halfling che non sa cucinare. Io sono un Halfling, quindi effettivamente la zona è stata un po' stretta. Questo canale è... ok, sì, io sto leggendo cose a caso, scusatemi ragazzi. Devo anche ribeccare un attimo la descrizione del personaggio.
è anche bruttino, Andy. Mamma mia, è brutto. Le ho messe sì da poco, ho messo anche il... Ecco che devo fare. Dovevo annunciare sta roba. Le ho messe, sono tutte quelle di Dungeons and Dragons, tutte quelle che hanno l'occhio del drago. Che poi sono le stesse che trovate nelle informazioni del canale, quello live. Le ho fatte stamattina. Sono riuscito a trovare il tempo di mettermi a fare. Una delle cose che devo finire. Grazie mille Bezzo per il lurchino, grazie alla compagnia, buona giornata a te caro. Allora, per disegnare sto halfling, che deve essere brutto, ma vuole fare il figo. La cosa è abbastanza complessa. Un po' perché mi sono impelagato in questa cosa. Un po' perché io pensavo fosse figo e invece non è figo. Fossi figo, come diceva Elio, posti figo. Comunque mi sa che è più storto di Finkel questo. Mi piace Finkel, di averlo definito storto, questo è molto più storto. Vedi, alla fine Finkel è mezzo dritto, assolutamente. È anche un po' la colpa dei personaggi sono stati fatti, che sono parecchio storti, eh. Aiuta tanto il fatto che ci sono tanti personaggi storti. Più storto di tutti è ovviamente il vostro bardo, che è così storto che praticamente pare una strada di campagna. Immagino questo gilet semirigido, tipo di lana cotta, con queste bordature di canapa rigida, una roba bruttissima, che però torna a livello di vestito monastico. Eh no, monaco, no, Carmo, è una specie di gilet di lana cotta.
Io me li vedo sempre a petto nudo sti monk senza armor, non ce la faccio. No, infatti, perché a petto nudo poi? No, lui c'ha questa specie di gilet di lana corta. E i peli sui piedi. Fagli le infradito, ok. Col tacco senza. Ma le infradito intendi quelle da, da samurai o proprio quelle squallide della Havana? Tre fagli quelle da samurai in effetti, eh. Proprio un monaco. Più squadre più è brutto, punti bonus. E il piede sopra è più grande, quindi devo ingrandire anche lo sotto. Che cazzo fai? No, 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 questo. Vabbè, c'è una dimensione per qualche più grande ancora. Guarda come gliele faccio ste infradito. Visto che metto infradito mi è venuta in mente una roba super scema. Mamma mia, quanto è storto sto personaggio. Mamma mia, quanto è storto. È super storto diventato. Così sti che è storto. Vedi, vedi che è storto. È stortissimo. Facciamogli un bracciale di quelli belli, perché è anche un po' edgelord. C'è cioè il bracciale di pelle nera. Il personaggio più semplice da disegnare perché non ha un cazzo addosso. Perfetto, ragazzi. Perfection. Perfection. Ok, facciamogli una bella matitata. Cioè, tiriamo su un po' di dettagli. Abbastanza, ah sì, nel senso non ha tante cose che poi chiedono tanti dettagli, perché a parte l'infradito non devo disegnare grandi accessori. Anche questo fracciglione che ci sta. Allora, come si chiamava? Che non me lo ricordo mai. Honrot Ingrave. Non me lo ricorderò mai, mi devo fare un post-it da mettere sullo schermo quando giocheremo per ricordarmi che si chiama Honrot Stingray. Ci metterò tipo 12 giorni a imparare.
Okay. Io sto aspettando di disegnare quella di... C'ho una certa fregola di disegnare quella di Miss Awkward. E lì secondo me mi posso sbizzarrire. Honrot con l'H. Honrot. Honrot Stingray. O come lo chiamano gli amici, Piero. Piero, che è il tuo nome. La musica sembra sempre il rumore d'accensione della PlayStation 1. Secondo me Honrot gli possiamo fare anche un orecchino di quelli tamati. Wubiball, ciao caro, come stai? Siamo storti da matti. Come stai caro? Sono ancora in fase decisionale sul PC, eh. Metà col cognome italiano, l'altra metà con il delirio. Esatto. Però ci sta, però ci sta. Ci sta che ci sia un po' di mischione, perché in realtà il cognome italiano ha senso, dato che nell'ambientazione c'è l'impero degli orchi, che è fondamentalmente basato sull'antica Roma. Dai che è venerdì. Io non so cosa sia DF a nastro, ma sono d'accordo con te. Noi qui stiamo disegnando un halfling monaco. Che non usa le mani. Può usare solo le gambe. Perché oltre ad essere un halfling monaco è anche avvocato. Trovato il cavillo che potrei usare. Per poter menare gli altri con le arti monastiche. Sfinito, pronto il weekend. Ah, perfetto, perfetto. Ho trovato una bella scheda. Ah, col PC sono ancora in fase decisionale. Sto pensando se buttarmi in questa. Subito in questa impresa, perché comunque a livello economico è un'impresa. O aspettare davvero che mi muoia quello attuale. Sono nel porto, mettiamola così. Sono nel porto. Un altro vestito, che non può andare in giro vestito solo col gilet, ovvio. Vorrei avere qualcos'altro sotto. Quindi ci sta. Prezzo schiantato. No, fammi vedere subito. Fammi vedere subito cosa hai trovato.
399 euro. È proprio la 3060. Volevo andare almeno sulla 3070. Te lo lascio per dopo, grazie caro mio. La 3070 non è male, eh? 628 euro non è male. Grazie. Grazie mille, caro Ubiball. Secondo me ho una TI perché c'è scritto non valido paramineria. Ah, per quello dici? Se non usate un link legit tipo 129. Ma te cosa hai preso? La 3060 o la 3070? L'arte. La 3070, buono. Se fosse una TI, tanta roba. Tra l'altro vediamo se Nvidia ha fatto un drop. C'è la 3080 Ti. C'è solo la 3080 Ti. Su Amazon. E Spagna. Ah, però è già finita l'offerta. Costa già 100 euro in più. Chi è che mi segnala cose? Adesso una TI che io odio. Certo, a quel prezzo vale la pena. Il prezzo si piglia tutto. Se il prezzo è buono si prende. Tutto questo, sto tizio che è super aggressivo, super cazzuto e tutto quanto, ricordiamoci che è alto 90 cm al massimo. L'importanza dell'attitude, esattamente. Poi è anche strano, no? Che un Alpin decide di diventare monaco. Cioè è proprio intrinsecamente limitato da questa sua scelta di carriera. Qui c'è da scommettere su chi va a morire per primo. Potremmo fare il toto party kill, eh? Potremmo fare una poll. Darken, ti faccio moderatore. E appena parte la campagna, dopo che ho presentato i personaggi, te farai la poll. La fai durare anche abbastanza, tipo mezz'ora, un'ora. E come si fa a farti parte moderatore? Concedi. E gli metti la del 10 minuti. Te metti la più lunga possibile. E gli metti chi muore per primo. Se qualcuno ci azzecca vince un disegno omaggio.
Questo invece non glielo faccio con la cintura, con una cintura con fibbia, lo faccio con una cintura tipo cintura di arti marziali, ovviamente. Lui si può riproporre, ovviamente. Maestro Cadro, benvenuto. Benvenuto, Maestro Cadro. Come sta? Allora, Maestro Cadro, purtroppo, devo essere onesto, non potremo più sentire la musica di Mortal Kombat. Perché, onde evitare che Lionalina spammasse tutto, ho dovuto togliere l'audio negli shout. Per fortuna Lionalina ancora non lo sa, ma lo scoprirà, penso, la prossima volta che verrà in live. Però Cadro, dovrò creare un qualcosa che ci ricordi il tuo potere. È coperta da copyright. Cosa? La musica corta. No, no, che quando ti faceva lo shout partiva il tu-du-du. Ora non c'è più. Credo sia anche coperta a copyright, ovviamente. Sì, sono spiegato male, come il mio solito. Ho usato il grande potere di spiegarmi a cazzo di cane, è il mio superpotere. Ho messo anni a svilupparlo, quindi mi raccomando, portategli rispetto. Ragazzi, dovete dare un nome al gru, alla compagnia. Che so, potreste chiamarvi Destini Ricurvi. Al telefono, faccio subito un test, grande Darken. No, figurati se mi fai gli scherzi di strike. Mai e poi mai, Maestro Cadro, se mi fai gli scherzi di strike. Tu semmai benedici questo canale una volta che ci raggiungi.
brutto porto sto qua. Orth e Delia, giusto? Sì, esatto. Esatto, i nomi sono quelli. Io ragazzi, se parlo la voce un po' bassa, ma c'ho questa cosa, devo avere qualcosa alla gola che mi impedisce di usare tutta la mia estensione vocale, che è poca, di base, ma oggi è ancora meno. Dieci minuti, ok. Toto morto. Io voglio votare. Secondo me è Cristione. Cristione è uno dei primi. Cristione mi dà vibes da rifare la scheda. Se il tuo voto conta. No, vabbè, io voto come se fossi uno spettatore. Perché sei toccato? Stavate parlando di me? Oh, Wanesh, caro, come stai? Ah, per quello non te lo visualizza, perché non conta proprio realmente, ok? Proprio non viene conteggiato da Twitch. Stiamo facendo il test per i poll. Ho messo l'arc e il moderatore perché, siccome quando giochiamo io non potrò farli, siccome l'arc c'è per forza, farà i poll su chi muore nella campagna di D&D. Come stai te, caro? Uno per il cervello che sfuma alle regole, esattamente. Ma penso tutti, E D&D 5 non è neanche così complesso. Però quando giochi per la prima volta è sempre... abbastanza bene. Prova a fare uno shoutino. Ho fatto delle modifiche. Ma Larkin mi sa che non ha il canale, quindi sì, infatti ha fatto un banner vuoto, cioè c'ha il canale ma non stream. Cagata, tutto è un canale, se no non puoi fare il... non anche commentare. Cosa porti Larkin? Cosa pensavi di portare? Faccio un test. Lei faccia. Gischianto. Sì, vabbè, Gischianto è bellissimo.
portare un po' di cose che ho nel backlog, che da solo non avrei mai tempo poi di finire da solo. Ti capisco. Il motivo per cui io ho preso Tales of Vesperia, perché volevo finirlo, ma ho detto se non lo porto in live, no, no, no. L'aveva eliminata dalla URL. Ah, perché la lascia nella URL? Infatti non la fa vedere. Ah, ecco, è vero, è vero. Prova a fare senza la A per vedere se fa lo shout a Gischianto completo. Battono anche a Masylum e Scone 2 col DLC. Buono. Perché è quello che porta Miss Software con Fox. Però la richiesta la fa giusta, per quanto riguarda il banner. So come mi ha ispirato quando ho scoperto che porta il Scone 2. Esatto. Con il freddo sembra veramente una versiglia che si abbatta. Veramente, veramente. Chiocciola, fa vedere comunque il canale, pare di sì, ma c'è qualcosa che non torna. Video mai su Zit, ma la urla per followarlo in 404. Sì, perché probabilmente lui capisce che stai facendo una chiamata per quel nick, ma mettendosi la urla come la scrivi, generandola con la chiocciola, a quel punto ti crea comunque una urla inesistente. Dovrebbe fare Twitch, non avrai cruel.
tutte quelle urla che sono scritte con, in quel modo lì e cancellarle, ma se fa la right rule, chiunque ha il nick con la chiocciola prima poi non trova più canale. Quindi ce lo teniamo così. Funziona, vediamo. Sì, funziona. Beh, io faccio solitamente shoutino, nome del canale, tipo facciamolo alla compagnia dei maldestri, che è il lurchino che ci guarda, che è passato da ci prima, e cancello la A, cioè faccio at nome del coso e poi cancello la A prima di dare l'invio. Sono fiero di questo disegno perché è storto, ma ha carattere. Ho un rock stingray a carattere, non può essere storto. Direi che ci siamo, regà. Onrod Stingray ha preso forza. Allora, sono incestrato. Eccolo là. Dobbiamo mettere una sedia per vedere quanto è alto realmente. Una sedia accanto già rimette in prospettiva tutto il personaggio. Se sarà tipo così. Sedia is for scale. Ah no, scusa, ma facciamo la banale. Ricorda che devi salvare. Lo faccio io, salvo. Grazie, Lark. È venuto abbastanza figo, dai. Nonostante siamo storti e crudi. Allora, ho incastrato per bene. Ora lo metto sul gruppo Telegram della campagna.
Telegram. Bagna di hipster. Direi che è venuto un bel lavoro, raga. Sono figo degli altri PG che disegni, sono contento di essere l'ultima, questa è la più figa. Grazie mille. Spero che sia la più figa perché ho aspettative sul PG. Col fatto che una ragazzina... Poi hai deciso a chi hai regalato la tua anima in cambio del potere? Con chi hai fatto il patto? Questo è importante. Un demone. Ok, no, va bene. Tanto può anche essere un demone indefinito, nel senso che lui non si è palesato a te. Cioè, non essendo solo, cioè lui si è palesato ma non nella sua vera forma. Tra l'altro, ragazzi, se non c'eravate prima, noi abbiamo fatto, abbiamo generato, siccome ci rimane ancora un po' di tempo, abbiamo generato delle immagini con Mid Journey. Non so se sapete cos'è, penso che qualcuno di voi ora lo sappia, sappia cosa sia, a cosa mi riferisco. Aveva senso il demone col suo BG. Sono contento che tu abbia scelto il demone. Mettiamola così. Mettiamola così. Questo è Midjourney. In realtà questo è un server Discord. Che è un server in cui funziona la ID Midjourney. Noi gli facciamo una richiesta e lui ce la genera. Quindi se noi vogliamo chiedergli Imagine. Imagine 14 years old girl bonding, no, come si dice, non bonding, making pact with a demon manga style. Vediamo se me lo trova manga style. Grazie, non te l'ho trovato, tutto, cioè personaggi personaggi di ID per tutta la campagna con voi. Grazie mille, Omanesh. Grazie mille. Cuoricini sono sempre apprezzati. Cuoricini sono sempre apprezzati. Non sta avvenendo anche questa qua della Fortinera, non mi piace, non mi piace quello che sta facendo. Fermati subito, Midjourney. Questa, lui sta cercando di generare questa... Usa la I di Google che ora tutti usano... No, è un'altra I. Ma figurati ragazzi, non dovete ringraziarmi, grazie a voi che mi date l'opportunità di farlo anche. È bello poter avere persone con cui giocare. E fa delle cose diverse e crea delle concept art fondamentalmente. Sembra la stramba. E ora ha finito, dovrebbe essere qua giù. E poi quando ha finito la mette dopo, la riposta dopo. Tipo questa che ha fatto Cute Made Bikini at the Beach, carina quella. Che cazzo me l'hai messa? A Midjourney. Dove cazzo mai ha messa? Purtroppo essendo un server Discord va un po' per i cazzi suoi. Ok, carina questa. Questa me la salto. Tipo il tuo crit, il tuo fallimento critico ho già dimenticato. Ah ok, sì. Quelle magari le facciamo anche un facciamo un cheat sheet. Cosa vogliamo provare a fargli fare adesso? Imagine è D&D group with a satire bard fighting a calamity.
Vediamo cosa, cosa ci trova. Cioè, è difficile quello che gli ho chiesto, eh? Lui sta dipingendo. Imagine no one... Allora glielo chiedo. Ho fatto un infregatore del combat system missing one, perfetto. Grazie Larkin. Ora glielo chiediamo, imagine no... Ah, guarda bello come sta venendo fuori il gruppo che combatte una calamità. Questo, questo lo possiamo usare. Bello questo. Chissà dove cazzo ho preso tutte, tutte le reference di questi personaggi. Top per fare commissioni su Fiverr automatizzate. Absolutely. Absolutely. Eccolo qua. Bello. Bello questo. Mamma mia, mi soccorso, ma grazie. Grazie mille, mi son dovevi. Non dovevi, pazzissima, pazzissima. Grazie mille, cara. Grazie per la sub. Bentornata nella tana dei topi elettrici. Accomodati pure. Abbiamo i semini di girasole. Che in realtà non sono semi, ho scoperto. I semi di girasole sono i frutti del fiore. Credo. Tra l'altro devo fare la nuova icona animata, l'emoji animata, perché mi ha sbloccato il livello. Quindi effettivamente da lì la possiamo fare. Ultima cosa che gli provo a fare a Midjourney, imagine Owanesh in real life. Vediamo cosa trova. Waiting to start. Bellissimo, ci sta provando. Sai se ti trova online Owanesh? Mamma mia, che è un demone Owanesh in real life. Ah no. Guarda com'è bello Owanesh in real life. Te lo mando su Telegram, Owanesh. Ma è tutto stile concept art, eh? Monta robe di altri. Questo cos'è? Huge palace made of Stalin steel cyber face. Bellissimo. Salviamoci Owanesh in real life. Ah no, ne voglio fare un'ultima per Riftstar. Imagine purple explosion shattering fantasy continent. Questa mi serve, se me la fa bella. E purple explosion shattering fantasy continent, scritto shattering senza la G, spero che lo capisca. Midjourney. Scritto così. Ed è oggetto di diverse polemiche in questi ultimi giorni, da parte ovviamente dei concept artist. Bellissimo questo che ha fatto.
bellissimo questo che ha fatto. Bello, bello, bello. Ragazzi, ci vuole veramente pochi secondi per avere delle concept art su cui da cui si può iniziare a lavorare, ovviamente, no? Ah, vediamo che succede se gli... Ah, se io scelgo la versione 4... Che fa lui? Upscale 4. Nella genera upscalata 4. Results. Ah, ok. Gli ho detto farlo sulla base del 4, quindi. Variazione sul 4. Molto figo. Wow, sono Maria Claretta, ben arrivata. Bentornata, anzi. Se premi V ti fa 4 varianti sulla base di... E se scelgo U invece cosa fa? Sor Maria Claretta ne sa. Scopriamo insieme cosa succede se faccio U. Questo qua, ok. Aumenta il livello di dettaglio, mega. Bello forte. Mi piace, mi piace, mi piace. Fantastico questo, c'è le navi, bello. Bello, end of the world caused by bananas. Come stai, sor Maria Claretta? Spero tutto bene. Poi posso fare make variation. Che succede se faccio make variation? Già creato il lavoro? No, cancello, non mi interessa. Ah, solo 6 o 9 opportunità per generare immagini. Che peccato. Ora mi fermo. Siamo ad agosto, ci riposo un pochino. È una gran cosa, effettivamente. È una gran cosa. Tra l'altro mi sa che tra pochissimo stacchiamo, perché anch'io ho bisogno di arriposarmi, ragazzi. Abbiamo fatto una live un pochino più lunga oggi, l'avrei fatta più lunga se non fosse tra l'altro esploso se non fosse esploso OBS. Grazie OBS. E quindi niente, mi sarebbe piaciuto farlo un pochino più lunga. Ciao Larken, ciao ciao caro. E veniamo, chi possiamo raidare, ragazzi, per chiudere? Io farei un raidino a qualcun altro che disegna. Che ne pensate? Dead Eight li abbiamo fatto l'altro giorno. Vediamo che si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Creative. Cosa fanno sui creative? Arte in italiano. C'è Dead, disegno e basta. Non sono bravo con i colori. Bah, andiamo da questo ragazzo. Questo è in English. Non ci interessa.
c'è il lizardone. Ma il lizardone gliel'ho già fatto l'altro giorno. Volevo portarvi da qualcuno che ha bisogno di affetto. Che questo qua secondo me ne ha bisogno. Andiamo da questo ragazzo. Non lo conosco, eh. Andiamo da questo che sta iniziando a fare il suo lavoro su Twitch. Bene ragazzi, io per oggi ho concluso. Domani non credo ci vedremo sicuramente, perché non è il classico giorno da lunedì al venerdì. Se dovesse essere live, ovviamente lo faccio sapere sempre sui miei social, su Instagram e su Telegram, quindi se volete, nel caso rimanere aggiornati, potete fare punto esclamativo social e iscrivervi a uno dei miei social per sapere cosa cavolo sta succedendo su questo canale. Niente di buono, fra l'altro. Grazie per la compagnia, grazie a tutti ragazzi, grazie Cadro. Grazie Fox per il lurchino, grazie caro. E io come al solito vi ringrazio, vi ricordo che streamerò sempre più o meno tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. A Ferragosto probabilmente non riusciremo a streamare, però vi auguro un buon fine settimana, un buon Ferragosto se non ci vediamo, e ovviamente state attenti perché là fuori è un brutto mondo. Ciao ragazzi.